by Marco Fisarmonica, in collaborazione con SA Project Edizioni Musicali e Alberici Trasporti Stradella, presenta Fisarmonicando, sedicesimo anno. Piaciute mai le scale, hai sempre preferito l'ascensore, io non ci ho mai pensato a lavorare, guadagni con la disoccupazione, con l'aria della fabbrica sto male, te l'ha certificato che dottore, m'hanno cacciato anche da casa mia, hai l'obbligo di firma all'osteria. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ho fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Di briscola, di scopa e ciappano. Hai perso, adesso tocca a te pagare. Dai, paga te, che dopo te li do. E sera su ritorna la Marietta, e finalmente mi riposo un po'. Per te fatica anche far l'amore, se mi addormento che colpa ne ho. Ma se vuoi bere un bicchiere di vino consiglio ti do, ma dimmelo un po'. Di giorno barbera, dolcetto, la sera prosecco moscato, sei sempre imbriaco. E oh, la mattina la urino. E oh, va avanti te che arriverò. E oh, ma sì domani ci penserò. Evviva il buon vino, l'ha fatto per bere. Evviva la vita, se pieno il bicchiere. Eccoci qua, amici di Fisarmonicando, per la prima del 2020, con, come sempre, Marco Fisarmoni. In questo appuntamento non ho voluto donne, non ho voluto la mia carampana, Claudia Pozzi, ma in sostituzione il mio secondo figlio, quello acquisito, di cui noi parliamo sempre, io e Claudia, insieme a Giorgio, il piacere di avere con me, vabbè, un carissimo amico, questo è innegabile, Lorenzo Colombi. Ciao Lori, finalmente. Finalmente siamo riusciti. Visto che io e Claudio continuiamo a parlare di te, ti prendiamo ogni tanto un po' per il naso, no? Nel senso buono, perché ci io, sta. E io sento sempre mio figlio, mio figlio, mio figlio, mio figlio. E io ti guardo. Vabbè. Tutto bene? Tutto a posto, grazie. Tu? Io so che io un anno e mezzo fa circa, no? Se non erro, proposi a Gio, un anno e mezzo fa. Quasi tre. Già tre anni quasi che tre sei anni. Con Giorgio? Adesso a giugno di quest'anno. Ma veramente sono tre già anni, tre anni? Sì. A sono giugno. Già tre anni a giugno, 10 quindi di due giugno. Anni e mezzo fa, insomma. Due anni e mezzo fa.
proposi un giovane fanciullo a Giorgio Villani, no? È stata un po' una scommessa tra me e Giorgio per te, ma devo dire che l'abbiamo vinta, no? Sì, spero. Beh, insomma, dai, abbiamo avuto delle problematiche iniziali. Perché, beh, insomma, sì, cambiando comunque da un gruppo, piccolo complessino, beh, a una grande orchestra. Ciao Kevin. Sì, salutiamo Kevin. Allora all'epoca si chiamava Kevin e Chiara l'orchestra, adesso è Orchestra Kevin, però salutiamo, ci siamo sentiti per Natale, per gli auguri. Eh beh, certo. No, il rapporto comunque si è assolutamente, il rapporto umano esiste sempre, di fuori, sì, di quello, sì, musicale. Quello, sì. E poi allora abbiamo iniziato con Giorgio, gli dissi, guarda, abbiamo un giovane ragazzo, deve fare esperienza e sei cresciuto in questi 2 anni e mezzo. Sì, questi 2 anni, e non ho ancora finito di crescere, ma no, perché sto ancora crescendo. Non sono cresciuto io, che ormai sono quasi al termine della carriera, figuriamoci. Ma no, dai, sei ancora un ragazzo. Sì, un ragazzino. Vado a salutare Giorgio Villani, la mia... Sta invecchiando anche lei, Claudia. No. Sì, sì, sta invecchiando. Io la vedo sempre così, una bella ragazza, giovane. Ma fai tutta finta, stai invecchiando. Prossimamente ancora Claudio, ciao. Dove sei? La telecamera intendevo, no Claudio. Ti mando un bacione. E dicevo, allora, piano piano, una famiglia comunque quella dell'orchestra di Giorgio Villani. Sì, molto. E sono proprio delle brave persone, come io avevo avuto l'occasione di essere presentato qua in studio da te, con Giorgio e Claudia. Io in questi 2 anni e mezzo ho avuto il piacere di poterli conoscere bene. Comunque sono una grande famiglia, poi siamo tutti una squadra, nel senso che andiamo tutti d'accordo, anche con i ragazzi dell'orchestra andiamo molto d'accordo, quindi, e poi c'è tutta sintonia, si ride, si scherza, è proprio un bel ambiente. Insomma, una bella famiglia e una bella esperienza. Sì. Allora, in questo appuntamento proporremo 5 brani nuovi, 5 video nuovi, più che i brani, di Lorenzo, con, allora, ti ho fatto un regalo bellissimo. In questi video ti esibirai con la prima by Marco. Guarda che questo è un omaggio, non c'è nessun video con la prima by Marco. All'epoca era nera, abbiamo fatto un restyling, poi parleremo anche di questo, si vede qua già nel totale. È una terza con cassotto e questa fisarmonica qua ha 20 anni, è quella che ha, tra virgolette, fatto conoscere in tutta Italia la by Marco fisarmoniche. Quindi, insomma, rimarrà un po' anche per gli amici di YouTube. Infatti, è un grande onore. Ok? Allora, 333-5339-936, vado a salutare tutti gli amici di Telecity che ci stanno seguendo in questo momento in Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Piemonte, e gli amici dello streaming che ci stanno seguendo in tutto il mondo. Parto immediatamente. Il primo motivo di Lorenzo è il baffo, che è un valzer. Valzer, sì, scritto, posso dirlo, è scritto in collaborazione con il mio ex insegnante Daniele Masiero, che vado a salutarlo. Sai, io ci tenevo a fare una collaborazione con lui con un paio di brani, perché è stato il mio insegnante, quindi... Ma io Masiero per... in questa sede 40 anni, perché... Io ho avuto l'onore di studiare con lui, e allora quando io poi sono entrato a suonare in orchestra ho detto, guarda, ho intenzione di fare delle composizioni, se ti può interessare le facciamo qualcosa insieme, così almeno, sai, anche per rispetto, perché comunque conoscendolo, un amico... Hai fatto benissimo. Ciao Masiero, scuola Stradella, mi raccomando, ha una bellissima scuola di fisarmoniche, non solo, canto, pianoforte, eccetera, chitarra, eccetera, eccetera, qui a Stradella. Poi arriva Stefano Tumanti con una polca alle scivolate, poi Catti Piva, alla quale dedicherò la prossima puntata qualcosa di speciale, perché la Catti è andata in pensione, lo sai? No, non lo sapevo. Te lo dico io. Allora, la Catti è andata in pensione dopo 40 anni di professione e quindi dedicherò una puntata particolare alla mia amica Catti, con anche dei video storici e i fisarmonicisti di Catti Piva. L'ascoltiamo con Alle porte del sole. Ci vediamo dopo insieme a Lorenzo Colombi. Thank you.
Viva la Pisa, viva la Pisa! È una bellissima puntata questa di Fisarmonicando, la prima del 2020 per gli amici di Telesiti, anche andiamo in onda anche in Sicilia, la storica antenna del Mediterraneo, non poteva mancare, insomma, richiesta Fisarmonicando perché da anni ci seguono e quindi insomma, abbiamo ancora prodotto per antenna questo format. Allora, 2 anni e mezzo insieme a Giorgio Villani, però direi un CD dedicato alla fisarmonica e anche al canto, perché nella scaletta ho inserito anche un tuo brano cantato, perché ricordiamoci che tu non sei solamente fisarmonicista, ma anche la voce sì, solista insieme che a Claudia e a Lorenzo. A Lorenzo, anche voce solista dell'orchestra. Sì. Oltre a essere il secondo fisarmonicista, sono anche uno dei cantanti dell'orchestra. Beh, di Giorgio Villani. Può essere il primo con Giorgio? No. Sarà impossibile. Ma ci mancherebbe, ma io sto al mio posto, ma tranquillo. Giorgio sono felice. Fino, che avrà 80 anni. Ma spero anche di più. Beh, sì. Io colgo l'occasione per salutarlo e soprattutto per salutare Claudia e i ragazzi. Ciao Giorgio, ciao Claudia. Avevo promesso a Claudia che la salutavo, se no poi mi sgrida. Ma poi ci guardo, lo sai, l'amico Gigi segue tutto. Sì, poi mi sgridano. Stavamo dicendo, in futuro un CD cantato, se non erro, dico io. Sì, allora, l'intenzione è quella di fare un CD. Lui non mi ha detto questo. Sì, no? Ho intenzione di fare un CD sia con pezzi di fisarmonica che con pezzi cantati, quindi cover, grandi successi italiani o internazionali interpretati da me. Dall'amico Stellavato, no? Che dall'amico Stellavato. Un grande professionista. Sì. Ciao Stellavato. Ti abbraccio ma quando certo. Vorrai insieme a noi. Andiamo in musica, dai, arriva Giorgio Villani, beh non poteva mancare, no? Maestro, no, il professor Giorgio Villani. Ma sarà severo come professore secondo te? Sì. Devo essere sincero? Sì. Sì, io penso di sì. Ma non vergogniamoci. Io penso di sì. Sì, severissimo. È pignolo. È troppo pignolo, è l'età. Lo ascoltiamo con Alma Latina, poi il tuo secondo motivo, una mazurka, Diavolino, vabbè questa... Questa è storica, l'abbiamo fatta io, te, questa qui è la nostra collaborazione. Storica, insieme, qui andiamo a salutare Sandro Allario. Allario, sì, il mio editore. Grande Sandro, manco un po' nei nostri studi, verrà impegnatissimo con Daniele Ronda, Galassi, ma lo avremo prossimamente. Poi l'amicone Gianni Dei con Le Nonne Moderne. We'll be right back.
volta restavano in casa dopo cena a guardare la TV ed andavano presto a dormire. Oramai questo non si fa più. C'è un risveglio, una nuova coscienza che ha radici nella tradizione, ma si sa grazie anche alla scienza non è un'illusione. Le nonne moderne si sanno divertire davvero. Le nonne moderne sorridono anche nel pensiero. La sera le vedi ballare come ragazzine perché le nonne moderne han capito la vita cos'è. Lavoravano con l'uncinetto e pregavano chi sta lassù, rimanevano sole col gatto ripensando alla gioventù. Hanno ancora gli antichi valori, la famiglia, il rispetto e l'amore, ma gagliarde se ne vanno fuori scacciando i timori. Le nonne moderne si sanno divertire davvero. Le nonne moderne sorridono anche nel pensiero. La sera le vedi ballare come ragazzine perché le nonne moderne han capito la vita cos'è. La sera le vedi ballare come ragazzine perché le nonne moderne han capito la vita cos'è. Le nonne moderne han capito la vita cos'è. Le nonne moderne han capito la vita cos'è. Fisarmonicando. Beh, Lorenzo, questa è l'ultima creazione della Baimarco, la regina, perché nel 2020 la Baimarco festeggia 20 anni di attività di come logo, come azienda, poi sono 44 a livello professionale. Mamma mia, 44 anni, quanti anni ho iniziato? 5 anni più o meno. Perché 44, ma quanti anni ha Marco? Cioè, no, Marco ne ha 32. 32. Allora, io ho voluto creare questo, io credo di avere, con modestia, raggiunto il massimo con questo strumento, è qualcosa di veramente incredibile. Pensate che questa fisarmonica è verniciata, non è celluloide. Abbiamo studiato questo tipo di verniciatura per 3 anni e abbiamo raggiunto questo livello, direi. È un prodotto che abbiamo creato appunto per i 20 anni di Baimarco e naturalmente è un prodotto esclusivo. Creeremo 10, massimo 15 strumenti e sarà un'esclusiva. Potremo avere in tutti i colori. Qui abbiamo una base di verde, nero e oro, però potremo avere verde e argento e oro, bianco e nero.
è qualcosa di veramente eccezionale, ne sono orgoglioso. Sì, sì, no. Infatti poi tutte poi, adesso magari in TV rende molto meno, ma qui dal vivo... Qui è spettacolare. È spettacolare. Poi sono tutte spettacolari le tue fisarmoniche. Tu ne hai una spettacolare, l'Oblivion. Io ho un Oblivion oro. Stupenda quella. È un Oblivion oro che ha dei suoni incredibili. Pazzesca. Quella lì, anche quando si incide... Ma spieghiamo, no, non tutti chiedono, ma l'Oblivion, la regina... Allora, diciamo, la regina, vabbè, è un cavallo di battaglia, proprio è una macchina da guerra per il liscio. Mentre l'Oblivion è qualcosa di particolare, perché non abbiamo il Musette, abbiamo il piccolo, quindi abbiamo dei registi, organo, armonio, che per le cumbie, tanghe argentini. Cumbie, tanghe argentini, poi io... Quella che ho io, che mi hai fatto, che ti avevo richiesto, mi hai preparato un registro all'abbandonio, un Astro Piazzolla, che è fenomenale. Io quando capita che suono a casa Libertango e così, sento proprio... È un'altra cosa. Dai, andiamo in musica. Gianni Piazza con Mr. Van Damme. Ciao Gianni, grande professionista. Poi arriva il tuo terzo motivo... Cantato però questa volta, no? Con tutto il gruppo. Ti ricordi quando abbiamo fatto quell'appuntamento con tutta la band? Sì. Insieme a Claudio, i ragazzi. Periodo di Natale, se periodo non di Natale, un anno fa, con 20 anni. Allora io avevo i baffi ancora. Non avevi ancora i baffi? Lì? Sì, avevo il pizzetto. Perché poi hai tagliato tutto? Ma così, perché sai, per il mio lavoro che faccio, io devo sempre cambiare. Ho capito, va bene, hai tagliato i baffi e lo vedremo con i baffi. Amore.
una stella in una chitarra, primo amore biondo è mio, con l'orgoglio dei vent'anni, piansi ma vi dissi addio. E me ne andai verso il destino, con l'entusiasmo di un bambino. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re. Credo che lassù qualcuno aveva scritto già. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. Music in Box. Che tu sia artista, promoter o agenzia, nel concerto live trovi l'occasione unica per aggregare in musica il tuo pubblico. Music in Box garantisce al musicista la miglior performance e al pubblico un grande show. Music in Box. Progettazione, allestimento e noleggio di sistemi audio, strutture illuminotecniche, palchi modulari, coperture e strutture in americana. Music in Box. Per info e contatti 339-6967-488 oppure 347-8756-776. www.musicinbox.it. Mail info@musicinbox.it. Music in Box. Fisarmonicando. Viva la Fisa, viva la Fisa. Beh, una bella puntata, no? In famiglia, no? Sempre sì. Rilassati, sì, tranquilli, nel salotto della by Marco, fra amici, con Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, il mio amico Tiziano, Tiziano nostro grande cantiniere ufficiale, sì, con il quale ho trascorso un bellissimo Capodanno, poi ti racconterò dietro le quinte, con mio figlio Michael, il regista, insomma, la nostra famiglia che dal 2004, quindi da 16 anni, va in onda con Fisarmonicando. Speriamo di continuare, no? Sì. Che dici? Sì, sì, ma tanti anni ancora. Ancora? Sì. E fino a quando mi fai lavorare?
Vabbè, poi ti sostituiamo, però tu devi essere qua. Ho capito, Giorgio, quanto ancora per te? No, perché se facciamo i conti, no? Abbiamo 15 d'anni? Va bene, ok, faremo il Pippo Baudo della situazione. No? Tu sei più bello di Pippo Baudo, scusa. Ascolta, raccontami un po' come è andato Capodanno a Ziano Piacentino. No, no, è stata una bellissima serata. Veramente bello, molto tutto gente. Esaurito, saputo. Sì, tutto esaurito e una serata stupenda. Si è mangiato anche bene, quindi... Una cifra irrisoria, sì, 50 euro. Con 50 euro si faceva cena e ballo compreso, c'era tutto compreso. Lo sai che mi hanno chiamato da diverse regioni italiane, circa un mese fa, proprio per prenotare, ma non da... addirittura uno del Friuli mi ha chiamato, che vedeva la televisione, uno dal Trentino, uno da Bologna... fa piacere, vuol dire che Fisarmonicando è seguito e che l'orchestra di Giorgio Villani comunque... Sì, sì, no. Questa è seguita, quindi... Tutto serve, no? Infatti, tutto serve. Che dici? Vero, è vero. Anche questa puntata. A proposito, tutti i video andranno online su YouTube, lo sai, settimanalmente, e poi tutto il mondo seguirà la tua performance. Domenico Ceri, che saluto, ciao Dome, grande, vado ciao, a salutare anche Marco Porro, la nuova fisarmonica di Domenico, l'abbiamo piazzata anche quella, insomma abbiamo piazzato anche un fisarmonicista nella famiglia Tarantino, stiamo cercando con Franco Bagutti, proprio con Francone Bagutti, insomma la Bai Marco, insomma oltre alla televisione, alla costruzione, ormai è diventato proprio, siamo tutti qua, dobbiamo farci. Va bene, va bene. Va bene. Domenico con due angeli, poi un tango Antares, bello, questo qua chi l'ha fatto? Questo qua l'abbiamo fatto sempre in collaborazione io e il maestro Masiero. Tu e Masiero? Io e Masiero. S.A. Project anche questo? Ecco, sono tutti. A tutti S.A. Project? Sono tutti. Ah, non io... lo sapevo, sai. Sì, sì, e poi Antonio Saracino, andiamo in Puglia con Melodioso, che è un bellissimo valzer. Occhi negli occhi e poi le labbra si sfiorano, che cosa succederà? Se ad un tratto aprirai le tue ali con me, sarà inevitabile quel piacere innocente che ci porterà un po' più su. Due angeli in mezzo al blu, così lontani dalla realtà. Due angeli in mezzo al blu, con tanta voglia di libertà. Non scappare, ti prego, rimani ancora qua. Questa notte eterna per noi, che siamo due angeli. Noi, colpi distesi e poi due anime chiedono soltanto sincerità. Se ad un tratto spezzerai le tue ali con me, sarà indispensabile quel sottile piacere che ci porterà un po' più su. Due angeli in mezzo al blu, così lontani dalla realtà. Due angeli in mezzo al blu, con tanta voglia di libertà. Non scappare, ti prego, rimani ancora qua. Questa notte eterna per noi, che siamo due angeli. Thank you.
lontani dalla realtà. Due angeli in mezzo al blu, con tanta voglia di libertà. Non scappare, ti prego, rimani ancora qua. Questa notte eterna per noi, che siamo due angeli in mezzo al blu. Thank you.
le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella. Per scegliere il meglio, la fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it, è tutta un'altra musica. Fisarmonicando. Eccoci qua nello studio storico di Fisarmonicando con la scenografia, da parecchio tempo non lo dico, offerta, da disegnata, dipinta dall'amica Michela Rapuzzi, questo quadro bellissimo. Dicono, ma che è? Questo è un quadro, è un dipinto creato da Michela Rapuzzi, alla quale mando un bacio, carissima amica, le voglio un mondo di bene, grazie Michela, quando vuoi vieni a trovarmi. Ti faccio una domanda da $1 milione. Va bene. Senti, guarda che è difficile, eh? Sei pronto? Allora mi concentro, dai, vai, spara. Se arrivasse una grande orchestra, grande, quando dico grande, i nomi, e ti chiedesse, Lori, sei disponibile? Guarda che è difficile, rispondere. Devo essere sincero. No. Guarda, qua siamo in diretta, quindi... Guarda, io sono sincero al 100%. Anche perché, diciamolo, Lorenzo Colombi svolge un'altra professione. Sì, no? Io faccio parrucchiere, guarda. Bravissimo, quindi andate a trovarlo e vi farà lo sconto. Io guardo Fisarmonicando e Lori vi fa lo sconto. Diciamo pure dove. Sì, io San Genesio. San Genesio, provincia di Pavia. Provincia di Pavia. Il diavolo sbarazzino conciatura. Diavolo sbarazzino conciatura. Allora serve anche questo. Sì, quello sì. Non sai perché ti ho fatto la domanda, perché so già la risposta. Sì, perché io non lascerò mai l'orchestra Giorgio Villani. Il giorno che io lascerò l'orchestra Giorgio Villani è perché mi ritiro, che completamente prenderò la fisarmonica a chiodo e non lo suono più. Mi ho fatto questa domanda perché ero già a conoscenza della risposta, perché comunque, sì, no, diciamolo, tu hai un'altra professione. Io quindi non potresti lavorare 25 nel periodo estivo, 25 serate o 28, no, non ce la farei, con l'orchestra, una volta a Roma, una volta a Padova, una volta a Latina, una volta a Bologna, quindi sarebbe impossibile. No, sarebbe impossibile. Qua mi trovo anche bene, quindi tra il mio lavoro e qua io riesco a gestirmi tranquillamente la mia vita, quindi, e mi diverto anche, e mi diverto molto, dico la verità. Cambiare orchestra io non me la sentirei più. Io ormai sono arrivato, andrò avanti a imparare nuove cose dal maestro Villani, perché mi insegno cose nuove, però io dopo di questa basta. Bene, ma te l'ho fatta perché sapevo già. Sì, mi erano capitate occasioni, sì, quando ero giovane, ma ho sempre rifiutato. No, no, sapevo già la risposta per quello che ti ho fatto, se non rischiavo in diretta. No, ma ci mancherebbe altro. Io avrei comunque deciso. Un po' di esperienza ce l'ho, insomma. Sì, no, ma io fuori da qua basta. Cioè. Un carissimo amico, Omar Codazzi. Omar, ma vieni a trovarmi, dai, un salamino, una bottiglia di pino nero, Giorgio, che dici? Faremo una bella chiacchierata, visto che ti ho visto crescere praticamente, ho visto un po' tutti crescere. Insomma. Lo ascoltiamo con Menestrello, che è un pezzo molto storico, proprio all'Omar. Era stato cantato da Bastelli. Esatto, ma proprio all'Omar, all'Omar vecchia maniera. A me Omar piace con queste canzoni, sono anche impopolare, però mi piace così. Poi arriva L. Colombi, numero 5, sei tu, con Scaccia Pensieri, che è una polca. Questa è una polca e permetto di dire che questa è una composizione mia e del maestro Giorgio Villani. Ma va? Sì, questa è la nostra composizione. Si è degnato il professore? Sì, sì, si è degnato. Tanto posso prendere in giro. No, si è degnato, io gli ho proposto questo brano, gli ho detto guarda, io ho in mente questo brano, una polca, l'abbiamo studiata insieme, l'abbiamo creata. Sempre sotto edizioni SA Project, del nostro amico Sandro Allario, e devo poi dire che è un bel successo. Poi lui ha tolto un nero, ha messo un bianco pieno, ha spostato una notina di qua. Sì, beh, lui ha controllato. Io ho dato giù lo scritto, poi lui con il professore gli ho fatto controllare. Che lui la mano, no? Sì, no, poi io gliel'ho fatta controllare, gli ho detto guarda, io ho buttato giù una bozza, controlla, allora lui l'ha controllata, mi ha detto va bene. Vabbè, ascoltiamo Scaccia Pensieri e poi, beh, un grande, un mio carissimo amico, va bene.
Riccardo Ambrogini con le combionette, beh, grande Rick. Come io sono un vagabondo senza meta, un'ombra senza volto e senza nome, che passa nella notte, fa il poeta. Le stelle si sono appuntamento con questo cuore sempre innamorato. Quanti balconi in fior attendono il passare di questo menestrello sognatore. Mi basta per cantare un fil di voce, un po' di chiare di luna per sognar, canto la serenata e son felice, la notte è sempre il regno dell'amore. Lasciatemi cantar, non so che fare, nel ciel la luna sta ad ascoltare, col suo chiarore infonde nel mio cuore quel desiderio che si chiama amore.
dove le emozioni diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica, la fisarmonica dei numero uno, a Stradella, per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno, semplice, by Marco. Telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, con orario continuato, festivi, dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Viva la Fisa, viva la Fisa. Che bella Fisa, ma che bella Fisa che ho fatto, ma che bella Fisa, mamma mia. Questa qui costa qualcosina in più, però lo dico, perché non è che poi arrivate qua e bau bau micio micio. Chi la vuole, qualcosina in più, perché sono strumenti esclusivi. Saluto Alberici Trasporti, ciao Alberici, un abbraccio, grazie di tutto, e SA Proge, che sono i nostri partners, così non spendono nulla, però sono, perché sono simpatici, e noi cioè che noi facciamo pubblicità a tutti. Giorgio, da anni gratis. Vabbè, è il bello di Fisarmonicando. Saluto anche coloro che lavorano nella nostra amministrazione stradellina. Vorrei che dessero importanza, e questo lo dico ufficialmente, rischiando, che proponessero molto di più la fisarmonica, perché la fisarmonica comunque Stradella è conosciuta in tutto il mondo, questo è un messaggio molto importante, non è solamente storia, è ancora realtà, e quindi se continueremo a produrre, a costruire fisarmoniche, forse otterremo qualcosa di più, perché quando chiuderanno le poche aziende stradelline saremo veramente solamente un museo e solamente storia. Questo è un messaggio che voglio dare a coloro che sì, alle persone importanti, ok, un po' cifrato, comunque ci siamo capiti, non solo storia ma anche realtà, anche perché io la storia sono già sui libri da 30 anni, quindi sono già passato, ma vorrei ancora per alcuni anni passare alla cassa e non alla storia. Sono stato chiaro, Giorgio? Va bene? Ok, quando Giorgio fa così va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Allora, che sogni nel cassetto, Lorenzo? Beh, allora, come ti dicevo, adesso sono in procinto di preparare questo CD, che poi non sarà neanche uno, perché si dovrebbe... Un doppio? Dovrebbe essere un doppio. Fai una doppietta? Faccio una doppietta. Bravo. Una doppietta di CD, fisarmonica e voce. Quindi pezzi suonati in fisarmonica e pezzi cantati, e poi ho in mente adesso una collaborazione sempre col maestro Villani, che sto studiando, di fare anch'io delle cumbie, perché io sono sempre uno appassionato, mazurka, valzer, tango, polka, però adesso vanno molto di moda queste cumbie, allora sto studiando qualcosa di interessante da fare col maestro Villani, qualche cumbia. Bene, bene. Ci sto bene, lavorando bene. In questo periodo, adesso abbiamo finito l'anno, adesso abbiamo un po' più tempo, qualche giorno di vabbè, poi lo proporremo un altro prima qua, ok? Sì, sì. È il primo posto dove si vabbè, fa, assolutamente. A proposito, vado a salutare anche una carissima amica dove passano regolarmente ogni domenica gli artisti della Baimarco. Vado a ringraziare Sabrina Musiani, alla quale entrambi mandiamo un bacio, perché comunque sì, non è fisarmonicando, però fa parte della famiglia della Baimarco, da 3 anni i nostri artisti. Tu dovrai, avevo preso un appuntamentino, è ora che tu vada. Ci organizziamo. Per febbraio, marzo, questa primavera, una puntatina sì, da Sabrina. Ciao Sabri, salutami anche Fulvio ed Enrico, ti voglio bene, ci troveremo prossimamente alla Castana. Stock e Venturi, richiesta, è un brano storico elettrico, e poi concludiamo con Notte Boreale, e quella che mi hai detto fuori onda che dovrei fare, è questa? Il testo? Questo qua sì. Allora, io te lo faccio, eh? Sì, sì, allora, l'idea adesso... Vabbè, possiamo, no, se non io un altro, comunque... No, no, guarda, io la voglio far fare da te, vabbè, sei tu l'esperto, questa qua adesso noi io la propongo... Questo pezzo di strumentale, però è un pezzo che secondo me verrà valorizzato di più anche con le parole. Va bene, lo dedicheremo all'amicizia, sì. Va bene? Va bene. Non parleremo d'amore, parleremo no, di amicizia. No, perché sennò d'amore sono sempre tutte cose di canzoni. La chitarra, il cuore, noi parleremo l'amicizia, le bottiglie, il salame, no, non così. No, la dedicheremo all'amicizia, lo farò il testo, ok? Va bene. Adesso comunque la parte strumentale, questa bellissima begin, ok?
Carlo Venturi, Gigi Stock, un valzer di Gigi Stock elettrico. Thank you.
Pisa. Veloce, veloce, io non li leggo mai gli sms, gli zap. Complimenti, oggi ti ho visto in TV, quindi per la prima volta. Bellissima musica, complimentoni, grazie di cuore. Poi, aspetta che arrivo, Paolo, il cameraman di Telecolor, mamma mia, saluta Claudia, un abbraccio e buon anno, buon 2020 a tutti voi. Ne facciamo un'altra, io non le leggo mai. Beh. Ci saluta il Bailo. Grande Bailo, adesso prima o poi ci incontriamo per fare. Mi piace il fisarmonicista. Sei tu. Vabbè. Facciamo un altro. Beh, qui un saluto a Claudia, Sandro da Genova, manda un kiss alla nostra Claudiona. Claudia piace, chissà perché. Complimenti per la trasmissione, salutatemi Claudia, ciao Lorenzo, ok? Da Sale, Claudio Sale da Brescia, ne facciamo un'altra, eccola qua. Aspetta, Mi chiamo Andrea dalla provincia di Genova, complimenti per la trasmissione, sempre viva la fisarmonica. Poi ne mandiamo un altro. No, questo è sempre il solito, te la leggo in diretta. Gentile cliente, la bolletta numero è scaduta, ogni tanto la mandano, ma è pagata, vai tranquillo. Sì, sì, Lori, noi abbiamo concluso questa puntata, sei stato bene? Sì, sì, io sono stato bene, poi siamo in una famiglia. Vabbè, quindi... poi c'è il papà. Poi c'è il papà. Sai che è un fratello, Michael, tuo sì, fratello. Sì, lo so, è in regia. È in regia. E niente, quando vuoi, noi siamo qua. Io colgo l'occasione per ringraziarti, per avermi invitato qua come ospite. Voglio salutare gli amici e le amiche telespettatori e telespettatrici. Alle donne mando un bacione. E soprattutto mando un bacione a Claudia, la nostra cantante. Perché... vabbè, tu dici che è una carampana, io però, Claudia, guarda, ti mando un bacione, ti saluto, saluto anche il maestro Villani, poi saluto anche tutti gli altri, Emilia Vacca e company, ti saluto. Però... Emilia Vacca soprattutto, sì, grande Emilia Vacca, fa un po' tribulare però, vabbè. Io invece ringrazio di vero cuore, come sempre, da 7 anni, 8 anni a questa parte, non ricordo più, l'amico Giorgio, sempre presente, con Marco, con Michael, con Tiziano, con Claudia, insomma con Sandro, gli sforzi che abbiamo fatto non sono indifferenti, credimi, perché portare avanti un programma del genere al giorno d'oggi non è facile. Ringrazio la direzione di Telecity, quindi la famiglia Tacchino, tutti coloro che lavorano a Telecity, tutti i tecnici che io conosco ormai da 16 anni e anche gli amici che ci seguono in streaming, abbiamo superato i 25 milioni e ogni giorno abbiamo medialmente 20-25 mila persone che ci seguono, insomma, non è poco, ok? Quindi grazie di cuore, Lori, a presto, ti voglio bene, lo sai. Anch'io ti voglio bene. E continuate a seguirci con Fisarmonicando by Marco. Ogni tanto acquistate una fisarmonica così continueremo a tenervi compagnia. Buon anno. Buon anno. Mattina la urino, ma avanti te che arriverò, ma sì domani ci penserò, evviva il buon vino, l'ho fatto per bere, evviva la vita, se pieno il bicchiere.